Sei bassa? Sei magra? Sei troppo alta? C'hai la pelle secca? C'hai la pelle grassa? Insomma, ma che so tutte ste stronzate? Queste sono bugie screditanti, lo sai? Questo perché tu vai bene così come sei e non è una frase fatta, è una frase che ti può aiutare a comprendere di che cosa parleremo oggi. Ciao, sono Eleonora Sellitto e oggi insieme parliamo di accettazione del proprio corpo. Eh sì, perché amica o amico all'ascolto, perché ricordiamoci che questo aspetto dell'accettazione del proprio corpo non coinvolge solo il mondo femminile, ma ci coinvolge tutti. Parliamo proprio di insieme di body positive, ovvero della possibilità di accettare il proprio corpo e amarsi per come siamo. Certo, più facile a dirlo che a farlo. E quando vi parlo di accettare il proprio corpo, non vi sto parlando di trascurare il vostro corpo, ma di iniziare una vera e propria storia di amore con voi stessi. Come si fa questa storia d'amore con noi stessi? Si comincia prendendoci cura di noi stessi, ma prendersi cura di noi, attenzione, non vuol dire solo andare dal parrucchiere, truccarsi, farsi le unghie. Sì, questo può essere un aspetto e questo lo dico anche per gli uomini all'ascolto, perché spesso giudicano il femminile per condizioni estetiche. Prendersi cura di sé vuol dire curare la propria persona nel complesso, quindi sicuramente nell'aspetto di igiene, cura e anche estetica, ma soprattutto e oltretutto sull'aspetto dell'animo e della spiritualità. Diceva Reich che ci sono tre elementi fondamentali che condizionano la nostra vita e sono lavoro, amore e conoscenza. E per conoscenza si intende la capacità di conoscere se stessi, la propria spiritualità e la propria anima. Bene, questo è stato l'incipit, ma vediamo insieme come possiamo fare questo. Tutti noi cadiamo troppo spesso in quella che viene definita la trappola dei difetti, ovvero concentrare la nostra attenzione e il nostro sguardo sui nostri difetti. Tutti abbiamo dei difetti, nessuno escluso, e questo non vuol dire che dobbiamo concentrarci solo su quelli, ma dobbiamo imparare a leggere quei difetti come particolarità e come condizioni che definiscono la nostra unicità. Dobbiamo anche soffermare il nostro sguardo invece sulle nostre aree di miglioramento, che possono essere, come dicevamo prima, sia fisiche che non. Partire dalla condizione che non mi piaccio come sono o mi odio per i miei difetti, certo non ci aiuterà nell'accettazione. Dovremmo invece imparare a passare ad una condizione di mi amo come sono, mi accetto anche con tutte le mie caratteristiche, non difetti. Ho utilizzato due parole diverse apposta. Ma per fare questo dobbiamo raggiungere un certo tipo di equilibrio, un equilibrio che può passare dal appunto prendersi cura di sé al appunto cercare di lavorare su se stessi. Quindi entrambi gli aspetti vanno sempre tenuti in considerazione. Purtroppo, con gli stimoli che abbiamo dalla società, quello che cerchiamo di fare è adattarci a standard sempre più elevati e a condizionamenti più elevati che sono dettati dall'industria della bellezza. Quindi andiamo a prendere delle creme eccessive, fanghi, massaggi anticellulite, cremette per l'uomo, creme per aumentare le dimensioni del pene. Insomma, entrambi i sessi fanno di tutto per avere una soluzione immediata, veloce, ma che non raggiunge mai lo scopo. Perché il vero scopo è l'accettazione di sé e bisogna lavorarci in maniera approfondita. E voi direte: sì, doc, ok, ma come si fa sta roba qua? Beh, si fa sicuramente con un grande impegno e un grande lavoro su di sé, ma intanto vediamo insieme alcune chicche che vi possono aiutare a farlo. La prima cosa è fai attenzione ai tuoi pensieri. Come ti parli, come tu comunichi con te in un dialogo interno determinerà la percezione che hai di te. Quindi, facciamo un esempio: se hai dei brufoli, piuttosto che dire odio questi brufoli e sono terribili, potrai dire questi brufoli passeranno col tempo e lavorandoci. La seconda cosa da poter fare è utilizzare delle affermazioni positive. Cercare delle affermazioni positive e avere un dialogo positivo con se stessi aiuta a migliorare la propria accettazione. Quindi può essere molto utile utilizzare frasi come sono abbastanza, mi amo così come sono. Ricordati la terza cosa di non uniformarti a degli standard, ma a lavorare soprattutto
sull'accettazione di te per come sei. Gli standard di bellezza sono continuamente in evoluzione e in cambiamento e sono dettate dall'industria dell'estetica e della bellezza, che deve portare dei profitti. Quindi non possiamo basarci su quello che ci comunica l'estetica, ma dobbiamo basarci su quello che vogliamo essere noi. Quindi cerchiamo la migliore versione di noi stessi e facciamo nel nostro meglio per arrivarci. Smetti di seguire persone che ti fanno conformare a degli standard estetici rigidi. Ci sono i social, purtroppo condizionano moltissimo questo aspetto, e spesso quello che facciamo è che ci ritroviamo a seguire persone che hanno degli standard elevatissimi. Quindi cerchiamo di invece seguire persone che possono portarci all'automiglioramento. L'altro elemento è, ed è una cosa difficilissima da fare, attenzione, smetti di giudicare gli altri, perché smettendo di giudicare gli altri smetti di giudicare te stesso, perché quello che noi facciamo con gli altri lo rifacciamo anche con noi stessi. Quindi cerca di usare affermazioni positive verso te e verso gli altri e non giudicare gli altri te stesso, anche perché questo non cambierà la realtà dei fatti. Altro elemento importante, allontanati da persone che mantengono delle costanti critiche nei tuoi confronti. Sono persone svalutanti e sono persone che non ti aiuteranno a migliorare l'accettazione di te. Puoi rimanere molto ben centrato, ringraziare per la critica e dire grazie, io sto bene così, mi sento bene così. Ma questa strada funziona se ti senti veramente bene con te stesso o te stessa. Altra cosa, evita condizioni drastiche. Diete drastiche, allenamenti drastici. Insomma, evita tutto quello che è rigidità. Certo, mantieni una vita sana e equilibrata, segui una buona alimentazione ricca di nutrienti e proteine. Questo ti aiuterà a mantenere un equilibrio mentale e fisico, perché poi tutto quello che passa attraverso il nostro corpo passa per la nostra mente e viceversa, quindi dobbiamo cercare di mantenere un buon equilibrio. Questi sono alcuni degli elementi che si possono fare per cominciare a lavorare sulla propria accettazione di sé e sul proprio corpo in maniera positiva. L'amore per se stessi passa attraverso piccoli passi e gesti di amore e di consapevolezza. Quindi parlati con tenerezza, parlati con amore, sii gentile con te. Comportati come ti comporteresti col tuo migliore amico. Insomma, cerca di trovare un equilibrio che passi per la consapevolezza, il rispetto e la gentilezza. Questi sono gli elementi fondamentali. Se vuoi continuare ad approfondire alcuni temi e soprattutto a migliorare la tua vita, continua a seguirmi sul canale, metti un like e iscriviti al mio canale. Soprattutto commenta qua sotto cosa ne pensi e fammi sapere la tua esperienza, se hai ricevuto forme di body shaming, quali sono i commenti che hai ricevuto, come hai risposto, come lavori sulla tua body positive. Insomma, raccontami di te, ti risponderò il prima possibile. Seguimi anche sui miei canali social, Facebook, Instagram e TikTok, e noi ci vediamo qui per un prossimo video. Ciao!